stasera un video speciale perché siamo arrivati a 1000 iscritti. Grazie a tutte, grazie mille ragazze, vi vogliamo bene. Tantissimo. Allora, per ringraziarvi dei 1000 iscritti, stasera facciamo un video super di Vinted. Vi facciamo vedere un sacco di cosine, speriamo che vi piacciano. Buona visione. Allora, partiamo. Potevo mancare l'allora? No, perché io nella mia vita, ragazza, vado sempre a... Non so di quanto all'ora, però vado sempre di tanto all'ora. Allora, dopo questa cavolatina, iniziamo. Allora, partiamo con questa azzurra. Lo apri tu, amore. Allora, facciamo vedere prima chiuso. Cosa sarà mai? Secondo voi cosa può essere? Una mega ciambella? Sì, perché l'abbiamo ordinata perché abbiamo fame, ragazzi. Abbiamo tanta fame, famissima di dolce, giusto, azzurra? Sì. L'apriamo. Allora, la mangiamo. Via. Apriamo la faccia di mi sono fatta male. Oh, ti aiuto io, poverina. Aia. Oh. Ecco. Amore, non ti fare male. No. Allora. Oddio, ma come si vede? Ecco! Ed è, cosa sarà mai? Eccolo qui! Bellissimo! Ecco a voi la mega ciambella che adesso io azzurra mangeremo. Magari! No! Ma secondo voi i pasticceri la fanno un dolcetto? Ragazzi, vi dico la verità, non so come si pronuncia donut, danut, non lo so. Come si pronuncia? Me lo potete scrivere nei commenti come si pronuncia? Ho bisogno del vostro aiuto perché faccio sempre brutte figuracce quando vado tipo alla Coop, al Conad, i vari supermercati, e ci sono questi dolcetti che io ne vado ghiotta, anche azzurra ne va pazza, e tutta la famiglia veramente andiamo tutti matti per questi... Donut. Scrivetemi nei commenti come si chiamano, cioè come si pronuncia. E a volte io dico scusate, sì, mi può dare un dolcetto di quelli lì? Ah, ma quale? E dico no, proprio quello lì che è lì in fondo, è il primo a destra, sì, faccio come... E niente, comunque alla fine ci arrivo, non mi danno il dolcetto. Va bene, scrivetemi voi nei commenti come si pronuncia, veramente, toglietemi dai pasticci, toglietemi veramente da queste brutte figuracce. Comunque, questo qui è un cuscino che io quando l'ho visto la prima volta su Vinted, scusate sempre sti capelli che io, fa caldo. E scusate soprattutto le voci che sentite, i rumori delle auto, perché ho la finestra aperta, fa caldissimo ragazze, e noi il caldo, come penso anche voi, non lo sopportiamo. Io ragazze ho una cervicale pazzesca, quindi a 32 anni ho una cervicale pazzesca, quindi non posso stare vicino al condizionatore, non posso stare vicino al ventilatore, cioè in pratica vi spiego. Allora, il caldo mi ammazza perché mi fa mancare, mi fa andare giù la pressione e mi fa sudare tanto, e quindi mi mancano i sali minerali, ok? Mi viene lo svenimento. Se mi metto vicino al ventilatore, al condizionatore, io vado sulla giostra pazzesca, che non ho mai provato in vita mia, la sto provando adesso per colpa della cervicale, e niente, che vuoi fare ragazze, è la vita. Però la prendiamo con un sorriso, dai. Amore, non ti vedi più? Eccola qui, dolce e bella come sempre. Allora, questo qui, tornando a noi, è quel dolcetto che voi mi farete sapere nei commenti come si pronuncia, donut, che io ragazzi mi sono appuntata i prezzi perché mi sembrava brutto comunque dirvi sì, ho preso questo e non dirvi quanto l'ho pagato, se ho fatto qualche offerta, perché se anche voi comprate su Vinted sapete sicuramente che ci sono le offerte, ci sono 5 offerte durante la giornata, quindi potete fare un'offerta vedendo un prodotto che per voi il prezzo non vale, cioè il prodotto non vale il prezzo che la venditrice ha messo,
E allora magari tipo pensate di fare tipo un'offertina. Ok, allora questo voleva 4 euro. Voleva 4 euro. Sì. Io gli ho fatto l'offerta a 3 euro, lei me l'ha accettato. Niente, è stata carinissima, non ha detto né se né ma né forse. No, no, è stata tranquillissima, dolcissima, un bacio. E veramente tranquilla. È stato un piacere. E quando incontri queste persone su Vinted, ma dovunque, ragazzi, è solamente un piacere acquistare. Perché tipo incontri anche quelle persone che dicono ma poi quando è che mi paghi? Ma poi quando è che mi... ti danno fretta? Ma poi no, ma dai, ci vale comunque il prezzo che ho messo. Ti fanno le storie, allora tu dici sì, vabbè, dai, ok, ti faccio sapere. Niente, questo è andato liscio, comunque. 3 euro, guardate come è carino, ragazze, bellissimo. Bello. L'ho preso anche perché comunque è rosa, il mio colore preferito, come sapete, cuoricine. Qual è il mio colore preferito? Rosa! Rosa, tutta la vita! Yeah. Rosa! Poi c'è il secondo colore, che è il fucsia, fucsia perlato. Poi c'è lilla. Lilla. E tu hai azzurra, quali sono i tuoi colori preferiti? Azzurro, rosa, lilla e giallo. Tutti in pratica. Cioè, dico tutta la cubalena. Scriveteci nei commenti qual è il vostro colore preferito. Ci fa piacere saperlo. Vediamo se diciamo siamo d'accordo con i colori, se avete i colori uguali preferiti come noi, se vi piace il rosa, vi piace l'azzurro, vi piace... diteci un po'. Diteci oppure un po'. Allora, questo è il primo. Carino. Allora, poi il secondo. Passiamo al secondo. Ok. Non fateci caso, io devo fare sempre così questi capelli perché comunque allora, se non si dice allora, dico comunque, ma non sta bene lo stesso, no? Allora comunque, allora comunque sto impazzendo. Sono troppo contenta per i 1000 iscritti, ragazze, non me lo aspettavo, all'improvviso c'è stato il boom, grazie, vi voglio tanto bene, grazie, non me l'aspettavo, è stata una sorpresa bellissima, grazie. Allora, passiamo al secondo prodotto. E allora, i secondi prodotti sono questi qua. Veramente io ho fatto una cassa, perché io uso questa crema qua. L'Oreal Relife, oh mio Dio, scusate, gaff, Revitalift Laser X3, questa qui. Pensavo che fosse quella grande, normale, che io compro sempre. E invece erano due piccoline. Adesso vi faccio vedere, ve le apro. Allora, guardate quanto sono carine, ne valsa proprio la pena. Perché sono molto carine, le trovo molto dolci, guardate che belle. Secondo me le terrò quando finiranno. Che oppure belle, potete usare per qualsiasi cosa, secondo me, oppure le regalerò ad azzurra. Ma mica mi combinerai qualche guaio poi. No, perché guarda che sono. Vabbè. Sono di vetro, eh. No. Ok, niente. E la consistenza è sempre quella. Guardate. La cremina così, esattamente come quella grande, e sono come quella grande. Ok, allora questi qua andiamo a trovare un attimo la... Allora, voleva 10 euro, però io gli ho fatto l'offerta di 8 e lei me l'ha accettata tranquillamente. È stata gentilissima come la prima e veramente sono stata contenta del mio acquisto. Allora, adesso passiamo al terzo, dai, scegli tu. Cioè, in pratica io aspetta, vi faccio vedere. Guardate quanti pacchi che abbiamo.
Ma non è finita perché ce l'ho anche a terra. In pratica sono 10 pacchi da Vinted. Veramente mi sono sbizzarrita per questo video. Ho detto no, per i miei 1000 iscritti devo fare veramente un video che spacca. Veramente. Spero che sarà così, che vi desterà curiosità, cioè vi farà piacere guardare i prodotti che ho comprato per l'occasione. E spero che vi piaccia questo video. Continuiamo. Allora. Dai, scegli tu. Ah, intanto ti devo dire che visto e causa di questo Covid che c'è sempre in giro, che stiamo peggiorando ancora, e io non ce la faccio più, ragazze, quando sono in giro con la mascherina, faccio sempre così e respiro. Non ce la faccio, perché mi viene da svenire, perché cioè fa caldo, tu respiri e ti va, cioè proprio ti arriva al cervello, cioè a me mi arriva al cervello, io non so se le pensate. Fatemi sapere anche la vostra opinione, cosa ne pensate, cioè se vi è capitato anche a voi, se vi veramente anche voi non ce la fate più in questa situazione, però comunque diciamo ragazze, purtroppo la mascherina serve, perché è una cosa che hanno stabilito e dobbiamo fare come dicono loro. Speriamo al più presto che questo Covid vada via e che tutti quanti noi staremo bene, dai. Allora, il terzo pacco che ha scelto azzurra è questo qui, fallo vedere amore. È grandissimo, cosa ci sarà mai questo pacco? Ah, e poi, dimenticavo, vedi, hai visto ragazzi, sto diventando vecchia, mi dimentico le cose. Stavo parlando appunto di questo Covid, che io in pratica ho i pacchi, li ho lavati con la candeggina, con candeggina spray. Gli ho passato la candeggina lì sotto la doccia, li ho lavati così, cioè con l'acqua bollente. Perché ci tengo? Perché ho i bambini in casa, perché non voglio infettare nessuno, non voglio essere sicura di tutto. Non, diciamo, senza sminuire le persone che mi hanno venduto, però sapete, la paura c'è. Allora io preferisco essere sicura in tutto e per tutto. La sicurezza non fa mai male, vai. La previdenza non fa mai male. Vai, apri. E io? Sì, apri con me. Okay. Ti do una mano, amore. Amore, guarda, era già aperto di qua. Ah. Wow, che carina, messo anche. Wow, aspetta che andiamo in delirio noi adesso. Ha messo anche la bustina di Victoria Secret. Wow, guardate ragazzi, ma che professionale. Allora, questa ragazza, una ragazza francese, e mi è stata dietro un bel po', perché io avevo problemi con la carta e la banca me l'aveva bloccata perché avevo speso troppo, ragazze, su Vinted mi sta facendo diventare povera, aiuto! Davvero, per me è una droga Vinted. È troppo bello. Compro di tutto. Cioè qualsiasi cosa. Allora, sapete come faccio io? Basta, io non compro più. Ho comprato quello che mi serviva, anche quello che non mi serviva, però adesso basta, non compro più. Ok? No, anche vicino a mio marito, no amore, tranquillo, perché poi non compro più, perché poi ho comprato questo, ho comprato quest'altro, ma cosa mi serve più a me? Poi succede l'inaspettato, Vinted mi batte nella testa, Vinted. Va, dico vabbè, do solamente un'occhiata, non fa niente, che fa, tanto alla fine beve, va, guardare e non toccare, non succede niente, vado lì, come apro, vedo una cosa che mi colpisce, dico no, io la devo avere, e niente, la metto da parte, articoli preferiti. Poi rivedo un'altra cosa. Comunque se non si arriva a 10 cose, 10, 15 va 15.
Non sono io, davvero. Mi sta rovinando Vinted, ragazze, davvero. È diventato come quasi il mio amante. Cioè, veramente mi sta facendo... Cioè, io, ragazze, prima andavo su Amazon, prima Shein, AliExpress. Adesso il mio primo pensiero del mattino, devo andare a sbirciare su Vinted. Ma secondo te è possibile? No. Ditemi nei commenti se anche voi... ad anche a voi fa lo stesso effetto Vinted. Cosa vi sta... Ma cosa posso dirvi? Cosa posso chiedervi? Cosa vi sta smuovendo dentro? Cosa vi sta scatenando all'interno? Se è diventata una droga anche per voi? Cosa ne pensate? Se vi piace, se comprate, cosa comprate? Ditemi un po', ditemi tutto quello che volete voi. Sono qui per voi. Allora, adesso... Allora, ho fatto vedere la bustina. Mi ha mandato anche la bustina, aspetta amore. La bustina della Victoria's Secret. Che io già ce le ho e le ho messe appese come souvenir, perché sono troppo belle, ragazze. Wow. La Secret, cioè, per me è una busta. Sì, è una busta, amore, non è una busta. Allora, questa la mettiamo qui. Allora, aspetta, questa la mettiamo a terra, via. Allora mi metto un po' più indietro, perché altrimenti, ecco qui. Allora, adesso arriva il pezzo forte. Aspetta amore, ecco qui. No, eccolo qua. Allora, venduto come nuovo, ragazzi, guardate, ha ancora la sua plastichina della Victoria's Secret originale. C'è anche il suo cartellino, guardate, della Victoria's Secret. Oh, ma ti fai... Eccolo qua. Eccolo. Vediamo se c'è. No, qui no. Prezzo. No, se c'era il prezzo. Sì. Ma è scritto? Beh, non è il fatto, amore. Allora. Io mi devo sempre passare una salvettina, perché... cioè, comunque alla fine... non voglio fare quella snob, perché non è il mio carattere, non lo sono, io sono una persona semplicissima e con me vanno d'accordo anche le pietre. È difficile non andare d'accordo con me. Chi mi conosce bene vi farebbe una buona recensione. Comunque, allora, vi ho detto questo qui. Adesso è una trousse da viaggio. Wow, lo puoi passare anche al mare. No, amore, quando viaggiamo metto i trucchi. Allora, questo qua è il suo. Wow. È così, guardate, al suo gancetto qui, che si attacca a muro. Come vedete è nuovo, perché ci sono anche ancora i fogli dentro, non so come chiamarli, però si vede che è nuovo. Poi sulle cerniere ci sono ancora confezionati, così. E comunque è bellissimo. Io quando l'ho visto, ragazzi, cioè io ho detto no, deve essere mio, ed è stato mio. Non ce l'avevo, adesso ce l'ho. Comunque è così. Allora, adesso le dico il prezzo. Allora, lei per questo qui voleva 40 euro, però poi io ho fatto l'offerta 37 e me l'ha accettata. Mi ha tolto 3 euro, comunque è stata molto carina e gentile. No, davvero, alla fine stavamo quasi diventando amiche, perché ci sentivamo anche, cioè volentieri, anche perché comunque vi ho detto che ho avuto problemi con la carta e non avevo io non ho nessuna carta di debito, solamente la carta di credito. Sì. Allora, amore, cioè, spendendo troppo in generale, non solo su Vinted, però i miei soldi sono andati a finire soprattutto su Vinted, allora mi hanno bloccato la carta, me l'hanno attivata un mese dopo. Oh. E niente.
Comunque lei mi ha aspettato, è stata gentilissima e si è fidata delle recensioni che ho, perché ho poche recensioni, perché non tutte le ragazze me l'hanno lasciata la recensione e anch'io di conseguenza, perché alla fine non vedo il motivo perché io ti debba lasciare la recensione se tu non me l'hai lasciata. Vuol dire che non ti ho fatto una buona impressione, anche se tu hai visto le mie recensioni. Anche se io penso di essere stata sempre corretta e seria, quindi non vedo perché non lasciarmi una recensione. Comunque alla fine ci sono rimasta un po' male a volte, però dico vabbè, così vuole andare, così va. Che dite voi? Chi se ne frega? Alla fine, allora, questo qua ve l'ho detto, 37, l'ho pagato 37 alla fine. Grande Francia. Ragazzi, io su Vinted becco sempre le francesi, anche i ragazzi francesi, cioè proprio la Francia, secondo me sono destinata, oppure ero una francese nella vita passata, l'ho detto già in un altro video questo, secondo me ero destinata a essere, forse sono destinata ad andare a vivere a Parigi, io adoro Parigi, io voglio andare a Parigi, forse mio marito mi porterà per San Valentino del 2022, però con la pazienza devo aspettare, perché ho aspettato fino adesso, aspetterò anche il 2022, anche se comunque io ho molta curiosità. Mio marito già c'è stato da ragazzo e ha visto la Torre Eiffel, io non vedo l'ora, io non lo so, mi chiamo, un richiamo di qualcosa. Voi credete nella reincarnazione? Io ci credo, io secondo me ho avuto una vita passata e sono stata una francese. Allora, e questo qui è il terzo. Il quarto, vai a giù. Non detto il prezzo. No, l'ho detto due volte, secondo me sono un po' stupide le ragazze, basta. Lo posso scegliere io? Vai, amore, prendi questo qua. Cos'è? Prima scegli tu, poi dico prendi questo. Vabbè, perché stava più vicino. Che cos'è? Qui è sempre, guardate, l'ho già aperto comunque, anche perché io sono giusta, capisco, comunque sono state gentili, sono state carine e devono avere i loro soldi, giustamente. Quindi ho aperto i pacchettini, l'ho lavato, l'ho aperto subito, visto che era tutto a posto e io ho detto che ha confermato che era tutto ok. Allora non ho potuto prendere i soldi. Allora, questa qua è... Via qui. Questa è impacchettata così. Secondo voi cos'è? Boh. Dai, si capisce cos'è? Non so, è un profumo. Acqua. Cos'è? Acqua, ma che è? Acqua vuol dire che sei proprio fuori. Mi aveva fatta tipo regalo. Guarda. Che carina. Mamma mia. Ci sono persone in giro, meno male, ragazze. Allora, la vuoi aprire tu, Api? Che veramente, cioè, meritano... Secondo me tutto il bene del mondo, perché io ne incontro poche. Una crema. E anche su Vinted ne ho incontrate poche, però poi ho incontrato persone che veramente dico, ma perché, cioè, non ce le ho vicine queste persone, mi sarebbe piaciuto conoscerle di persona. Non si può. Su Vinted c'è tutto il mondo. Allora, poi c'è questa, sempre dalla stessa venditrice dove ho comprato questa, molto carina, gentile. No, qui. Ma c'era qualcos'altro lì? Pacchettino che ho tolto quelli là, mi sembra che la ragazza mi aveva mandato, no, lì secondo me, vabbè. Vabbè, comunque questa è un... Adesso vi leggo cos'è. Questa qui è un trattamento contorno occhi, antirughe, più extra rassodante, pro retinolo A, più Elastiflex, azione profonda. Guardate. L'Oreal. Questa qui... Allora... Questa l'ho pagata 4 euro. Niente offerte, ho detto vabbè, 4 euro, ci vale 4 euro, a posto, facciamo 4 euro. Va bene, 4 euro. Sempre dell'Oreal.
Parigi, Oreal Parigi. Oreal Parigi. Poi. Passiamo un altro pezzo forte. Ta-da! Poteva mancare lui quando l'ho visto. Dai, ragazze. Sono uguali. Beh, sono della Victoria's Secret, mamma mia. Allora, della Victoria's Secret, allora, pagato 35 euro perché io alla venditrice, dico la verità, è stata un po' antipatica, ragazze. Io dico la verità, dico la cosa com'è, cioè, dico, sono spontanea, non voglio offendere nessuno perché non voglio essere offesa, però è stata un po' snob, più che antipatica, snob. Cosa che a me di una persona non mi piace assolutamente, cioè, quando una persona ha la puzza sotto il naso, snob, non mi piace. Comunque, 35 euro. Io le avevo fatto l'offerta di 33, 32 e lei mi risponde: no tesoro, no tesoro, io l'ho pagato 60. Ma cosa c'entra? Cioè, Vinted mi dà l'opportunità di fare le offerte. Io te l'ho fatta, poi se tu mi dici no, non te l'ho accetto, va bene così. Però non voglio sapere che lei ha pagato 60 euro. Cioè, alla fine è sempre usato, alla fine lei l'ha usato qualche volta, però comunque è messo bene, guardate. No, mi sono accertata prima di spendere 35 euro che non fosse sporco, che non fosse mal ridotto, che non fosse graffiato. Comunque... è così. Qua c'è la sua cerniera per gli spicci, per le monete. E qua per le carte. Qua per le carte. E qua per le banconote. Dove le banconote? Ah, i soldi di carta, amore. Ma belli soldi di carta. E niente. Questo è pure andato. Vediamo il prossimo ancora. Ragazze, non vi annoiate, seguiteci fino alla fine, perché poi ci sarà il botto. Allora, questa ragazza ha scritto grazie sul pacchettino, guardate. Grazie. Ha scritto grazie. Non fate caso alle mie unghie, ma mi si spezzano, quasi sono spezzate. Qui no, però qui sì. Vabbè. È una guerra queste unghie. Allora... ho comprato, vediamo cosa ho comprato. Quante cose ho comprato qui? Non lo so. Mamma mia, che caldo! Dio mio, dovrei alzare i capelli. Allora, cosa ho comprato? Non lo so. Secondo voi cosa ho comprato? Cosa ho comprato? Cosa c'è qui dentro? Un mascara. Ci ha beccato, ragazze! Ma che ne sapevi tu? Niente, comunque è un mascara della Chanel originale. Guardate. Mi sembra un rossetto. No, è mascara. Dove? Sublime de Chanel Waterproof Mascara 10 Noir. Adesso ve lo faccio vedere perché ce l'ho tutti aperti, ragazzi, certo. Il mascara, io uso una volta una volta l'altro, faccio bimbi, bimbi, come fai tu? Bimbi di bambi di bu. No, bim bum bam, come fai tu? Bim bum bam, patati, allora, niente, comunque, facciamo a sorteggio quale usare, eccolo qui. Wow. Nero, bellissimo. Wow, ma te è da tanto che volevo provarlo. Volevo provare il mascara della Chanel. Qual è? Ma già tipo la scritta mi fa impazzire. Chanel. Ti posso raccontare un aneddoto? Allora, sì. Mio marito, ve lo dico perché c'entra con Chanel e questo me l'ha ricordato. Allora, un giorno, è stato circa una settimana fa, mio marito scese per andare a prendere la colazione al bar. Mentre scendeva, vide un gattino
E niente, lui andò dritto e andò a prendere la colazione. Ma quando ritornò a casa, lo ritrovò lì e lo ritrovò sotto il passeggino di mio figlio che avevo lasciato giù al palazzo, dentro diciamo lo scomparto che ci sono sotto i passeggini. Era cucciolo questo gattino. Allora mio marito sapeva che io volevo prendere un gattino, voleva farmi una sorpresa e infatti me l'ha fatta. L'ha portato su e mi ha detto: amore, guarda chi abbiamo qui. Io mi sono affacciata, ho visto, non lo so, tipo la Madonna, avete presente? Cioè l'ottava meraviglia, la cosa più bella del mondo. Un gattino, perché io volevo un gattino. Alla fine lui è andato a lavorare, perché lavora come tutte le persone nel mondo, solo io non lavoro, però voglio lavorare e lavorerò. Niente, comunque l'ha lasciato qui. Però mi sembra che quando è andato via mio marito, il gattino, cioè una gattina, era una gattina perché io ho visto che era una gattina, e allora vedendo che fosse una gattina, come l'ho chiamata? Chanel. Allora la chiamavo Chanel. Però mi sembrò che come fosse andato mio marito via, lei si era presa male e piangeva, andava in tutta casa e piangeva, se l'ha presa male, mi si arrampicò sulle tende, sui vestiti stesi, dietro al divano, si nascose dietro al divano, si ficcò dentro, ma mi combinò un casino. Gli avevo messo anche una ciotola di latte, perché pensavo che avesse fame, poi era piccola, ma quanto poteva avere? Un 4-5 mesi. Comunque niente, alla fine ragazze, con me era aggressiva, lei piangeva, l'ha presa in braccio, l'accarezzavo, nel momento che l'accarezzai mi graffiò, mi fece un graffio qui, allora io la posai a terra e allora andò in sala, venne in sala da voi, dai bambini. I bambini la volevano accarezzare, ma lei si rendeva, cioè lei, cioè come dirvi, era aggressiva, era triste, piangeva, non voleva stare in casa. Secondo me era di qualcun altro ed era scappata forse, magari in qualche giardino, da qualche parte un po' più libera, ed era scappata. Però gli mancava stare con la padrona forse. Allora io, dopo che mi ha graffiato, dopo che mi ha reso la casa irriconoscibile, dopo che non ha bevuto il latte, dopo che mi ha fatto buttare la mia ciotola preferita che avevo donato a lei, e la volevo tenere veramente, ragazze, credetemi, perché io amo i gatti ma come i cani, perché amo tutti gli animali tranne uno, il serpente, io lo odio, ho paura, mi fa schifo, scusate il termine, ma mi fa schifo, lo odio, e davvero se ne vedessi uno vicino a me, anche distante un metro, io davvero divento peggio dei gatti, salto in aria e farei degli incubi pazzeschi, davvero, non ho paura. Okay. Niente, alla fine ragazze, per non portarvela troppo a lungo, l'ho lasciata andare, l'ho portata giù e l'ho lasciata andare al sicuro nel giardino di una persona, che c'era anche la persona, e io ho detto: guarda, è cucciola e forse se la teneva questa signora. Però io non la potevo tenere perché con me era troppo aggressiva, forse gli stavo antipatica o qualcosa, perché come è andata via mio marito, mio marito l'ha presa in braccio per farla salire su, l'accarezzava, lei lo leccava, con me invece mi ha graffiato, che mi sono subito disinfettata, perché ho detto: se magari tipo, non lo so, questa gattina c'ha qualcosa, e secondo me aveva anche le pulci perché si grattava sempre in continuazione. Stava sempre a grattarsi, non andava troppo d'accordo con i bambini, perché i miei figli ci tentarono di andarle vicino, però lei non ne voleva sapere niente, scappava per casa, mi faceva casini, no. Allora subito, comunque delicatamente, la portai giù e da una signora mi diede il da farsi.
Comunque, e forse non gli piaceva neanche il nome che gli avevo dato, perché io me la volevo tenere, ragazze, per questo. Vabbè, ma a parte che a me ultimamente mi va tutto storto, credetemi. Se mi conosceste dal vivo, forse mi direste che ha ragione. Comunque, niente, chiuso aneddoto, chiuse parentesi, passiamo al numero 2. Il prezzo? Il prezzo, allora... guardate com'è efficiente mia figlia. Se non ci fossi tu. Comunque, perché la mamma si è diventata vecchia, lei lo sai, mi deve dare una mano. È il bastone della mia vecchiaia. Lei è il fratello. Speriamo. Comunque, lei, questa venditrice voleva 6 euro. Io gli ho fatto l'offerta di 4 euro. Lei me l'ha accettata. Basta, io l'ho pagata e lei me l'ha spedita subito. Veramente. Poi allora, 1, 2, 3, 4, 5, questo è il sesto, oh mio Dio, il sesto pacchettino è qui, cosa ci sarà? Secondo me ci sarà un braccialetto, un anello. Vediamo, hai detto, vale la prima, il braccialetto, ok, vediamo. Ta-da! Me l'ha messo in questo sacchettino di tul carinissimo bianco. Te lo vuoi a me tenere? Non piace tanto il bianco. Non è neanche a me. Però il bianco è come la neve. Sì, bella la neve, ragazza. Wow. Allora, questo braccialettino della Guess. Guardate. Si è riuscita a vedere qualcosa? Hai visto? Fate il fermo immagine, se non riuscite. Guardate. Gli ho chiesto che materiale è, lei non lo sapeva, cioè non si ricordava. Ha detto vabbè, dovrebbe essere acciaio. No, io ho detto speriamo. Guardate, c'è anche brillantino. Vabbè, comunque alla fine basta un poco di zucchero e la pillola va giù, la pillola va giù, la pillola va giù. No, vabbè, a parte gli scherzi, basta che lo metto su, ma giusto un'oretta, ragazze. Se mi ritroverò il posto pieno di bollicine, vuol dire che questo è tutto già fuorché acciaio. Va bene. Comunque, questo qui, pagato. Dove sei? Perché ho combinato un casino? Sì, amore. Cosa qua? No, qui. Qui deve essere dietro. Smalto, so. Ok, allora. Questo qui voleva 4 euro. E io gli ho fatto l'offerta di 3 e me l'ha accettata. Secondo me è carino, ragazze. Sì, è bello. Della Guess. Perché io l'altra volta ho avuto una brutta esperienza su Vinted. Ho comprato una collana sempre della Guess. Però gli avevo chiesto alla venditrice che materiale è. Ha detto lei non lo so perché me l'hanno regalata e io non mi piace, non me la metto, allora la metto in vendita. Ha detto va bene. Ha detto vabbè, però ha detto lei, e della Guess dovrebbe essere di acciaio o d'argento. Io, ragazze, l'ho comprata, l'ho messa su, il giorno dopo mi sono ritrovata piena di bollicine, perché io con quella lì me la tenevo su, ci facevo anche la doccia con quella su, e si vede che si è tolta la placcatura, era d'argento, sì, ma placcata, si è tolta la placcatura. E quello che c'era sotto mi ha fatto male. Niente, ci sono rimasta male, però vabbè, niente, capita. E passiamo al settimo. Vediamo. Pacco. Ok. Allora, cosa ci sarà? Vediamo poco. Cos'è? Secondo voi che cos'è? Secondo voi? Boh. Secondo voi che cos'è? Vediamo un poco. Allora. Madonna. È per la piscina. Ma no. Cos'è? È un asciugasmalto. Ve lo faccio vedere. Guardate, intanto si vede anche dalla foto. Non è un fornetto per, diciamo, per...
ricostruzioni, quelle cose lì. No, è solo asciugasmalto, semplice. No, papà, me lo vuoi un altro giorno, me lo prendi? Sì, però tanto qui, amore. Wow. E niente, così, guardate, così. Si vanno le pile, mettete le dita così e si asciuga. Qui ci vanno le pile, qui, ecco. E ragazze, come l'ho preso? Non è rosa, però è il mio secondo colore preferito. È rosa! Fucsia! Fucsia! Non è perlato, però ma è sempre scusa, fucsia, è bello. Scusa, non è rosa. Fucsia, no. Rosa fucsia, un po' tutte e due, una miscela. No. Niente, questo qua, ragazze, il naso che prude sempre. Questo qua, dove sta? Forse sta qua, forse sta dietro. Vabbè, questo me lo ricordo, lei voleva 3,50€. Io gli ho fatto un'offerta di 2,50€ e lei per 1€ me l'ha accettata. Perché comunque già era poco 3,50€, però comunque ho detto vabbè, fammi fare l'offerta di 1€, perché io ci ho preso anche gusto, ragazze, per quelle offerte. Per me è una soddisfazione, dai, fa parte del gioco. E niente, me l'ha accettata. E l'ho preso subito. La mia salviettina. Che cos'è questo? Questo qui è stato un regalino, un pensierino da lei, se è dalla venditrice del fornettino. In pratica è un braccialetto che secondo me lei, sapendo che è una bambina, mi ha regalato per darlo a lei. Guardate che carino, per me che bello, perché sul profilo di Vinted ho la nostra foto. Guardate che carino, che bello. Comunque, mio è tuo, amore. Allora, questo qua è vuoto. A posto, non c'è più niente qui. Va bene. Ok, adesso gli altri pacchi. Wow, quante cose abbiamo preso. Allora, allora, ecco. Oh mio Dio, quante cose. Questi smalti. Scusate se sono sempre con la salviettina, ma mi impazzisco. Mi devo tenere le mani pulite, è una cosa nervosa. Comunque, ho preso questi due smaltini del... Aspetta, amore. Del L'Oreal Paris. E la venditrice è stata così carina. Guardate come mi ha adornato il tappino dello smalto con tre mollicine. E anche qui. Tre, allora, una viola, lilla e viola, una azzurra e blu, sapendo sempre comunque che una bambina, cioè, una bambina di 7 anni. Allora, due anni. Ma cos'è questo? Si dà già per, cos'è si faccia già per più cos'è giovane. Questo è tuo? Questo è tuo. Secondo te io uso questo? Una volta, ragazza, voi lo usavate questo qui, bon bon malizia. Questo qua è Melody. Vedi le note musicali? Sì. Guardate, lo spruzziamo un attimo. Aspetta. Mamma mia. Fammi sentire. Che buono. Aspetta. Buonissimo. Mamma mia, quanti ricordi di questi profumini, andavo pazza quando ero piccola. Wow. Sempre li prendevo, quanti ricordi. Vabbè, comunque mi ha regalato anche questo per lei, sicuramente per te, mica per me. Anche per te, perché io lo regalerei lo stesso a te, perché io non, secondo te. Comunque la ringrazio tanto, è stata molto gentile, veramente. Molto bravissima, grazie. Te lo giuro. Niente, questi qua, questi smaltini. Ma il prezzo! Lo sto dicendo. Ah. Pagati 1,50€ l'uno, con la spedizione di 3,49€. Il colore adesso ve lo faccio vedere. Wow. Beh, ma comunque si vede già anche da qui. Amore, aspetta un attimo. Allora, questo è black. È black.
black. Ma non è l'anello. No, sono mollicini elastici. Ma non dico questo, non è una. No, amore, questo è uno smalto. Questo qua è marrone. Ok. Perché sono i colori che io uso tantissimo. Wow. Tra cui anche il rosso. Rosso, nero e marrone. E si chiama Queer Chocolate. È cioccolato allora. Sì, è cioccolato. Mamma me lo mangio. Niente, allora passiamo a... No, no, aspetta, c'è qua. No, aspetta. Ah. Qua. Ho perso un pezzo. Dove hai perso un pezzo? Un campioncino. E questo l'hai messo il pezzo? Sì, l'ho detto, amore. Aspettate un secondo. Vabbè, niente, ragazze, non lo trovo. Allora, aspetta un attimo. Allora, ho comprato un rossetto della MAC, questo colore qua. Guardate. Che si chiama Fired Up. Mamma. Al Fire Up. Fired Up. Guardate. Che si chiama Fired Up. Sì. Allora, adesso lo apriamo. È la mini size. Oh, ma è piccolissima. Sì. Non lo sapevo che fosse la mini size. Non lo sapevo. Non neanche io. Comunque è carino lo stesso. È un colore che non avevo. Guardate, adesso me lo svuoccio e aspetta. Ma a me sembra rosso. Bello. È sull'aranciato. Cioè quella punta di arancione che lo rende più luminoso. E niente, questo qua lo togliamo, il tolto. Allora, questo ce l'avevo adesso qua, eccolo. Allora, 5 euro, nessuna offerta ragazze, 5 euro. E è stata veramente ottima questa venditrice. Solo che non aveva specificato sulla descrizione del prodotto che fosse il piccolino. Vabbè, comunque sono contenta lo stesso, dai. Poi mi ha omaggiato di due campioncini di profumi. Adesso li apriamo. Allora, aspetta, questo si chiama Yodeyama Paris Power. Wow, sempre Parigi in mezzo. Wow. Cioè io sono pazza di Parigi. Anche io, però... Se vedeste la mia camera è Parigi 2, davvero. Non vedo l'ora di andarci. Mamma, allora. Poi tu mi porti. Sì, poi ti porti. Vediamo com'è. Madonna, guarda. Foste con me, ve lo farei sentire anche a voi. Buonissimo. Buonissimo. Sentite. Wow. Buonissimo, davvero. Comunque ce n'era un altro pure caduto. Adesso dovrei fare un casino per trovarlo. Aspetta, ragazza. Te lo prendo io? No, non ti preoccupare, tranquilla. Okay. Niente, comunque. Graditissimo. Allora, siamo arrivati all'ultimo, ragazze, il più grande. Cosa ci sarà mai qui? Cosa ci sarà? Allora, lo smalto che hanno detto. Ok. Va bene. Sto controllando, non voglio fare brutte figure. Comunque questo qui ci siamo coperte tutte. Lo togliamo subito di mezzo. Aspetta, basta, non c'è più niente. Lei cerca sempre le galline, amore. No, mamma, dai. Ma ci hanno viziato anche troppo fino adesso. Ma c'è un altro profumo.
No, c'è solo quello. Perché ho visto quello bianco. Ok, ok amore, adesso finiamo di far vedere la borsa e poi abbiamo finito. Non che non sia un piacere stare con voi, anzi a noi fa tantissimo piacere. E state sempre con noi, seguiteci, mi raccomando. Allora, questa qui, io adoro l'animalier, io l'adoro tutta la vita. Vorrei tanto avere una tigre. Ma dai. Beh, se te la cresci da piccola è come un gattino dopo. Sì. Mamma, prendi anche quello là. Un po' come il video di Katy Perry, Roar, dove c'è la tigre che in pratica lei gli mette il collare che sotto Katy. Con la K, sembra Katia. Col collare. Niente, comunque la borsa è sempre della Victoria's Secret. Guardate. Guardate qui, Victoria's Secret. Originale. Sì. È così. Molto capiente. Wow. Qui c'è il suo cartellino. Venduta come nuova, guardate. Io non per disprezzare chi vende le cose usate, anzi ci sono cose usate comunque tenute molto bene. Però preferisco avere le cose nuove, dai, cioè che sia io per prima ad usarle, è tutto qui ragazzi, e non perché io voglio discriminare le persone che vendono roba usata o cose varie, no, assolutamente, non è da me. Comunque, facendovi vedere la borsa, è così, amore, attenta, così, molto capiente. Qua c'è la sua cernierina, guarda, aspetta, non sa per, no, non è tanto capiente, non è molto grande, guardate. Comunque, qui sì, ha una tasca qui, una tasca qui, e come potete vedere, al sale, che trovate sempre nelle borse, perché? Negli oggetti. Perché il sale? Questi trovano, mamma, nelle cose nuove, nei prodotti nuovi. Perché? E per, non lo so ragazzi, cosa sei per profumare, per... Beh, è caduto tutto, vabbè. Niente. Poi qua ha un'altra tasca, potete mettere, non lo so, il cellulare, qualsiasi cosa. Oppure il portafoglio. No, amore, è il portafogli qua. No, il portafogli. No, amore, lo metterò qui io. Qui c'è la cerniera, qui, telefono e portafogli, qua ci vanno le cose che sono meno importanti. Perché qui magari tipo uno mette la mano e subito ti frega, hai capito? No. C'è un ladro. Non va bene. C'è un ladro che si fa. Ah, poi no, mi sono dimenticata una cosa. Però ha questa chiusura, guardate. Questa qua. Questa qua. Adesso vi faccio vedere meglio. Fate così. Perché se non vedo, ecco qui, e si chiude e diventa chiusa. Alla fine uno non ci può mettere la mano. No, ha avuto ragione la mia bambina comunque, cioè puoi mettere anche qui il cellulare, qualsiasi cosa, perché così è più facile da trovare. Sì, ha sempre ottime idee. Ma quanto l'hai preso il prezzo? Allora, sì, lei va subito al sodo, è una cosa incredibile. Aspetta amore, aspetta. Allora, ve lo dico perché me lo ricordo, senza leggere. Allora, lei voleva 20 euro per questa borsa, io gli ho fatto 16 e lei me l'ha accettato. Poi, niente, l'ho pagata e me l'ha spedita. È stata tranquilla, è stata veramente una transazione tranquillissima. E veramente io su Vinted mi diverto. Cioè, perché conosco persone, ci chiacchiero pure tranquillamente, non faccio amicizia, e poi mi dispiace anche concludere magari la transazione perché magari ci ero andata anche troppo d'accordo. Mamma. Va bene, io... Mamma! Dimmi. Quelli lì, questo prof... No, quelli... No, questo... No, non hai capito, aspetta, è la sedera. Cosa? Guarda, questo. No, no, amore, non è passato, gliel'ho detto che era come questo. No, lei dice il profumino che aveva regalato la signora del rossettino. No, che io non sapevo fosse il piccolino, però comunque sono contenta lo stesso.
E niente ragazze, io Vinted ve lo consiglio, ve lo straconsiglio, perché trovate di tutto, cose che magari nei negozi non vendono più perché sono fuori collezione, fuori produzione, lì lo trovate perché sono persone come voi che magari tipo hanno queste cose che magari voi comprereste, che loro invece non usano più. E niente, noi vi ringraziamo ancora per i 1000 iscritti, grazie, 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 siete state gentilissime, seguirci sempre, siete sempre comunque nei nostri pensieri, diteci se quali video vorreste vedere di più, noi faremo il possibile perché ci teniamo. Scriveteci nei commenti qual è la cosa che secondo voi è stato un affare comprare, perché comunque vi ho detto tutti i prezzi, vi ho detto le offerte che ho fatto, e ditemi un po' voi cosa avete comprato, se comprereste qualcosa, se avete messo qualcosa nei preferiti, se avete qualcosa in mente da poter comprare. Diteci qualsiasi cosa, noi siamo qua, siamo vostre amiche. Mi raccomando ragazze, seguiteci e se non siete iscritte, iscrivetevi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto e attivate la campanella così sarete sempre aggiornati sui nostri video. E niente, vi lasciamo ancora e con un grazie immenso e tra un po' piango dall'emozione. Grazie mille ragazze, non ce l'aspettavamo, siamo state troppo contente, io sono saltata da terra quando ho visto 1000, non ci credevo, cioè ci speravo ma non ci credevo, perché ho detto chissà se piaccio, non lo so, sì. E non pensavo fino a questo punto di arrivare a 1000 così all'improvviso. Ragazze, buona serata a tutte, ciao, ciao. Al prossimo video! Raga. Allora, io sono Katia, ciao a tutti, lei è Agilda e siamo le cuoricine. Allora, partiamo subito, oggi siamo qui con Vinted. Ciao cuoricine, come state? Speriamo bene. Allora, adesso vi facciamo vedere tutti i nostri mini acquisti che abbiamo fatto e partiamo. Ciao a tutti, siamo le cuoricine. Allora, oggi siamo qui ancora una volta per uno spacchettamento Kiko. Allora, questo è il pacco. Ciao a tutti, siamo le cuoricine. Oggi, come vedete, guardate cosa abbiamo qui. Ta-da! Ciao ragazze, come state? Speriamo bene. Allora, oggi siete ancora con le cuoricine e vi facciamo vedere un mini haul, diciamo un mini shopping misto, mini. Però ci tenevamo a farvi partecipare sui nostri acquisti. Ragazze, allora oggi vi facciamo rivedere un video di Vinted e vi facciamo vedere altri tre acquistini. Tutte ragazze, allora come state? Speriamo bene. E allora, oggi siamo qui con un altro video di Vinted, perché noi amiamo Vinted, come si è potuto capire e vedere sul nostro canale, Vinted Forever Love. Allora, e peace and love soprattutto, sempre. Ciao a tutte ragazze, allora noi siamo le cuoricine, ormai penso che ci conosciate, se no, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un like se vi piacerà questo video. Allora, oggi Vinted, so che vi piace tanto Vinted e piace tanto anche a me ragazze. Comunque, perché comunque lo troviamo dappertutto, vero? Giuro Vinted, lo troviamo anche per strada. L'abbiamo trovato per strada e abbiamo chiesto come stai. No dai, scherziamo. Siamo le cuoricine. Allora, questa sera siamo qui con... Oh... Voilà, eccolo, assaggiamo i prodotti americani, americani, allora